Giampaolo Di Marco, che è il segretario generale dell'Associazione Nazionale Forense. Quindi gli avvocati si mobilitano, è così, avvocato? Sì, buongiorno. Avete da poco citato Bruxelles, io le parlo da Bruxelles in questo momento perché siamo venuti a rimbalzare la voce che abbiamo raccolto venerdì scorso a Lampedusa, proprio alla Porta d'Europa, e simbolicamente dalla Porta d'Europa abbiamo attraversato il nostro paese, siamo arrivati fin qui per portare la voce del migrante, ma anche la voce dell'avvocatura. La voce dell'avvocatura è estremamente sensibile alle fragilità delle migrazioni, ma anche alle fragilità delle altre fragilità dei tempi moderni, dove il silenzio assordante e molto spesso la solitudine di noi professionisti nell'assistere i fragili è diventata insopportabile, e per questo la siamo venuti a raccogliere appunto alla Porta d'Europa e l'abbiamo portata. Ecco, qual è la vostra, il vostro punto di vista e le vostre proteste e proposte, avvocato? Le proteste sono la pressoché totale assenza di programmazione, anche in termini proprio assistenziali. Dall'altra, la nostra proposta è, abbandonando questo terreno di protesta, è quello di fare in modo che i professionisti sappiano assistere i più fragili, il migrante, il lavoratore migrante, il minore migrante non accompagnato, ma nella schiera, purtroppo la lunga schiera di fragilità moderne è piuttosto lunga, pensi agli anziani, pensi ai disabili, anche i professionisti disabili che devono essere posti nelle condizioni di esercitare la propria professione con assoluta tranquillità e serenità, ma poi ci sono fragilità nuove, come sappiamo quella del migrante climatico che non trova alcuno spazio giuridico ancor prima che, certo. Che avvocato, voi avete in programma il 14 del mese di aprile, quindi fra pochissimo, fra un paio di settimane, una serie di incontri proprio a Lampedusa, non più a Bruxelles, ma andate proprio sul posto per fare che... Ritorniamo, sì, sul posto, perché sono 8 incontri appunto professionalizzanti, ovviamente aperti e seguibili online da parte di tutti i professionisti, non solo degli avvocati, ma quindi tutti i professionisti della filiera delle fragilità, per provare appunto a professionalizzare le persone che si devono prendere cura dei più fragili. Partiremo appunto il 14 di aprile con il tema dei migranti e dei migranti lavoratori, e poi via via attraverseremo tutto questo tunnel delle fragilità, occupandoci appunto delle violenze domestiche, dei minori, degli amministratori di sostegno, dei consumatori, dei sovraindebitati, insomma di tutte quelle forme di violenza e di fragilità che molto spesso fanno fatica a trovare uno spazio solutivo professionale. Quindi un progetto che certamente è benemerito, che riguarda i soggetti più deboli, che lì sono tutti deboli poi in quella situazione, ma anche un progetto di formazione che voi proponete. Sì, esatto, un progetto di formazione, perché vede, lei giustamente ha parlato di debolezza. Come ho detto proprio alla Porta d'Europa, la debolezza lessicalmente è comunque un piccolo significativo, seppur residuale, una piccola significativa, seppur residuale, forma di forza. La fragilità è totale assenza di forza, e quindi ha bisogno sempre di qualcuno accanto che se ne prende cura, e prendersene cura non è una cosa da tutti, e per questo riteniamo che professionalizzare le persone che si prendono cura è sicuramente un aiuto in più per i più fragili, affinché possano comunque vivere i loro giorni nel miglior modo possibile, magari uscirne quanto prima, fatta eccezione di coloro come ad esempio il disabile, che ahimè lo è per struttura, e quindi deve essere accompagnato quotidianamente in questa... È encomiabile questo progetto percorso. E i vostri propositi, sappiamo anche che ne avete parlato naturalmente alle istituzioni, vi siete recati in Senato e avete già annunciato questa vostra iniziativa.